Qual è l'argomento di oggi? Certo, dobbiamo valutare che per un tempo molto lungo l'umanità ha immaginato civiltà e persone e razze superiori, e quindi il mondo dei neri è stato considerato un mondo di persone che erano inferiori e potevano servire, essere legate alla schiavitù. Naturalmente sappiamo tutti che questo mondo non c'è più, c'è ancora un problema del rapporto fra le diversità, ma oggi nessuno è contro il nero. Chi potrebbe essere contro il nero? C'è qualcuno che può essere contro il nero? Dico, contro il nero chi è? Ecco, io non sono contro il nero. È ovvio, disse lei. E allora perché nessuno vuole essere pagato in nero? Perché si fa la retorica chi non paga le tasse, gli evasori, il nero? E il nero è una cosa buona. Non sempre il bianco lo è. Il bianco è razzista, il nero non è razzista. Quindi io volevo fare un elogio del nero dicendo che essere pagati in nero è l'unica condizione per sfuggire a uno Stato minaccioso e criminale che ti ruba i soldi dalle tasche per fare non cose utili a te, ma utili a lui e ai suoi interessi. Con il nero tu non partecipi a questa spartizione e a questa azione criminale che è quella, attraverso il bianco, di dare lo stipendio a Verdini, di dare lo stipendio ad Alfano, di dare lo stipendio a tutto questo governo. Cioè noi, con pagando le tasse, diamo lo stipendio, chiamato indennità, a Monti, a Monti. Monti è senatore a vita, vuol dire che io devo pagare a vita le tasse per dare lo stipendio a Monti. Col cazzo! Se uno fosse pagato in nero non dovrebbe dare niente a Monti, che non per caso è bianco. Allora, io preferisco essere pagato in nero perché non sono razzista. Ma nel momento in cui qualcuno volesse valutare la necessità di pagare le tasse, che è ovvia, occorrerebbe che quelle tasse avessero due condizioni: di essere miti, cioè di corrispondere al 20-25% di quello che uno guadagna, che è una tassazione civile e logica, ma anche quel 20-25% rispetto a quello che sono uomini di teatro che fanno soltanto un certo numero di spettacoli per non superare la soglia, perché si arrivi a oltre il 50% delle tasse da pagare. Allora, se questo limita anche la creatività, me l'ha detto Lindo Fioretti? Ferretti. Ecco, perché c'è Lando Fiorini e Lindo Ferretti. Lindo Ferretti, anche Lando Fiorini me l'aveva detto. Dice, io non faccio spettacoli più di quanto mi serva per arrivare ad avere il minimo e non superare la soglia delle tasse, perché se ne faccio 5 di più, supera l'aliquota, il mio reddito mi impone di pagare di più, e allora mi tocca di lavorare altre 20 volte per riuscire a guadagnare, insomma, un ragionamento comprensibile, ma legato alla vessazione, alla mortificazione, a una violenza fiscale che passa attraverso diversi strumenti, che ti prende più di quanto tu non guadagni alla fine. Allora, perché devo pagare le tasse? Perché esse siano spese per fare il tribunale o il palazzo di giustizia di Firenze, che è la più terribile costruzione mai concepita in una città storica, o gli interventi che vuol fare il sindaco in una città, a La Spezia o a Figline Valdarno. A Figline Valdarno non gli basta aver distrutte le scuole, che erano delle piccole scuole ottocentesche, per diventare adesso un edificio gigantesco e ridicolo, senza senso, completamente stuprato e violato. Le scuole erano Lambruschini, mi pare, come si chiamavano le scuole? Provi a controllare come si chiamavano quelle scuole. E insomma, della scuola nulla più rimane, e in compenso hanno fatto un immondo aborto. Vogliono buttare altri soldi per fare la nuova piazza, quando la piazza attuale è perfetta. Figline Valdarno è minacciata da teste di cazzo che devono spendere per forza dei soldi perché io ho dato loro dei finanziamenti con le mie tasse. Cioè io pago le tasse per dare dei soldi a delle teste di cazzo che fanno orrori. A Roma hanno speso 390 milioni di euro per fare la nuvola di Fuxas. Con che soldi? Con quelli delle vostre tasse. Allora, perché deve pagare le tasse? Perché questi facciano quello che vogliono senza darmi quello che mi serve. Io posso fare un concordato fiscale fino a 25% del mio reddito, perché quei soldi siano comunque controllati nella spesa, non siano spesi per quello che uno desidera o passa nel cervello di un qualunque amministratore, ma siano
stabiliti d'accordo con me, mi serve questo, mi serve questa illuminazione, mi serve questa strada, e a quel punto la comunità dei cittadini, mi fanno referendum per qualunque cosa, si pronunci dicendo questi quartieri hanno bisogno di questo e lì vanno spesi i soldi. Altro modo non ci può essere, non posso pagare le tasse consegnandole a mani che le diffondono dove vogliono. Non posso pagare le tasse perché altrimenti sarei disonesto per darli a qualcuno come se fosse un fondo cieco. Io non so dove vanno e tu le spendi come vuoi. Col cazzo! E siccome non siamo razzisti, il nero ci protegge da questo orrore. Per cui vi esorto a pagare le tasse solo nel limite di quello che è giusto, dove un giorno ci sia un qualunque Presidente del Consiglio che dica il limite massimo è il 25%, e solo per quello che è utile per la vostra vita, per la nostra vita. Altrimenti meglio il nero. Non siamo razzisti, meglio il nero. Non siamo razzisti, meglio il nero.